sono svegliata così felice. La mattina, sì. Il giorno più importante della mia vita. Il giorno del mio matrimonio. Sono andata con entusiasmo a guardarmi allo specchio, ma sono rimasta scioccata. I miei capelli! Dove sono finiti i miei capelli? Mi guardo allo specchio e mi trovo calva. Tutti i miei capelli erano rimasti sul letto. Ma perché? Perché mi è successo tutto questo nel giorno più importante della mia vita? Vi racconterò la mia storia dall'inizio fino alla fine. Ma prima di raccontare, vi invito a mettere mi piace sul video ed iscrivetevi sul mio canale YouTube attivando la campanella per non perdervi tutti i nuovi video. Tornando alla mia storia, non appena mi sono accorta di quello che mi stava succedendo, ho iniziato a piangere. Ho pianto addosso. La mia famiglia era fuori, accanto agli invitati. Il mio fidanzato mi stava aspettando fuori per andare in hotel per festeggiare. Mi sono ricordata di tutto questo e sono scoppiata di nuovo a piangere. Improvvisamente mia madre è entrata nella stanza. Mi ha visto così. Mi ha guardato con la bocca aperta e poi è svenuta. Ho chiamato mio padre e mio fratello per aiutarmi. Mio padre è entrato nella stanza. Mi ha guardato chiedendomi se io e mia mamma stessimo bene e che cosa fosse successo ai miei capelli. Mio padre era molto perplesso ed io senza parole non riuscivo a rispondere. Ho coperto la testa. Poi abbiamo portato mia madre in ospedale. Ora mia mamma sta molto meglio e siamo tornati a casa. Ho raccontato tutta la storia a mio padre. E lui mi ha detto: tranquilla, figliola, tranquilla, andrà tutto benissimo. Il mio fidanzato mi ha chiamato per tante volte, ma né io né la mia famiglia potevamo rispondere. Siamo andati dal dottore, che era l'amico di mio padre, e ci ha detto che non sa cosa mi sia successo, ma che sicuramente per una strana malattia che ho. Questa malattia non è stata ancora riconosciuta dalla medicina, ma potrebbe essere causa dello stress. Mi ha dato molte medicine e mi ha consigliato di non stressarmi in modo da potermi riprendermi rapidamente. Ho guardato mio padre e vedevo che era molto triste. Mi ha vista piangere tantissimo. Lui ha sorriso e mi ha pure dato una barretta di cioccolato dicendomi: questa è la tua preferita. Abbiamo mangiato insieme e ho sentito il valore della mia famiglia. Ho sentito un nostro legame che non si può spezzare. Abbiamo finito di mangiare e poi siamo tornati a casa. Non appena siamo entrati in casa, abbiamo trovato il mio fidanzato e la sua famiglia scioccati nel vedermi. La mia testa era ancora coperta, quindi ho deciso di dirgli tutta la verità e gli ho detto anche che lui avrebbe avuto la scelta e la libertà di scegliere. Ha avuto pietà di me e questo mi ha fatto sentire dolore. Gli ho dato l'anello nuziale per mantenere la mia dignità e poi sono andata rapidamente in camera mia. Il mio matrimonio fu annullato e passai 2 settimane. Mi rifiutavo di vedere la strada e avevo paura della reazione della gente. All'improvviso ho visto il telefono che stava squillando. Non potevo crederci. È il mio ex fidanzato che mi stava chiamando. Allora ho fatto finta di essere forte e gli ho risposto. Ma purtroppo quelle cose che mi disse mi fece di tutto crollare, crollare. Per scoprire cosa mi ha detto, aspettatemi nella seconda parte.
Aspetto la vostra opinione riguardo la storia nei commenti. Era con voi Alaa Hassan, detta Angela. القصة دي 75% من أحداثها من تأليفي أنا. أنا اللي كاتبة الأحداث دي بنسبة كبيرة جدا، يعني 75% من الأحداث أنا اللي كاتباها، وعايزة أعرف رأيكم فيها. يعني هقرأ كل التعليقات بتاعتكم، بلس إن قولوا لي بقى أكمل في النوعية دي من القصص ولا لأ. طبعا هتستنوا الجزء الثاني، في أحداث مشوقة أكتر من كده بكتير. إيه رأيكم في الإلقاء بتاعي، الرسوم الكرتونية اللي أنا مركباها والقصة ككل؟ مستنية رأيكم.